che io non si è accorto di niente, perché di là fare le sue robe, le sue robe strane, che parla di libri che nessuno legge. Quindi ho messo sotto scacco la sua collezione di profumi, e non se li merita, perché se indossi poliestere, poi è inutile che vai a fare il fighetto col profumino di nicchia, perché tanto se non hai gusto, non hai stile, non ti serve. Quindi, adesso, una cosa alla volta, gliene prenderò uno ogni tanto, finché non ne avrà nessuno rimasto, e dovrà mettere il deodorante nel supermercato. Oh, come sono malvagio. Torlino? Non ci sono! Torlino? Non ci sono! Oh, l'ho scappata per un pelo. Allora adesso partirò magari da qualcosa di piccolo per poi procedere in larghezza. Torlino! Che noia. Ma che? Stai facendo Mission Impossible? Stai rubando qualcosa? Tutto di Torlino! Ecco, basta, non lo faccio neanche più di nascosto, è tutto mio! Tutto mio! Torlino, guarda, non servono più parole ormai. Anche oggi la intro non l'ho ancora registrata. Dovremmo farla nel montaggio, ma so già che hai fatto qualcosa di sconveniente come tuo solito. Quindi usa la tua autostima per celebrare un po' di sicurezza in questi trascini e trascine e mettiti qua sugli spalti come ispirazione. Perché oggi è martedì, il che significa fuma Cupido risolve! Ovvero l'unica rubrica colpi di si subdola, bacialo, lasciala. E risolve tutti i vostri problemi, lasciamo in poche semplici mosse. Per partecipare al Fumacopido è molto semplice: mail, è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con l'oggetto Fumacopido. Fumacopido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di questioni analoghe a quelle che avevamo già risolto, o di questioni che avevamo già risolto ma di cui avete seguito i consigli e ahimè magari ci siete ricascati. Nickname trasciamo sopra il padre neonato, meno troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione, puntate su problemi originali che non abbiamo mai visto, meglio se divertenti, anche se il Fumacopido a volte si tinge di intensità, e pazientate che mi arrivano tantissime mail. Non ho la solita voce spumeggiante perché vengo da un raffreddore che sta guarendo, quindi niente, sarò un po' più con la voce roca, ma questo non significa che vi debba dire di essere subdoli! Ecco, quindi possiamo iniziare, quindi iniziamo! E iniziamo subito con la prima mail che proviene da Caramella Salata. Io e Croissant Schiacciato siamo da anni amici stretti, nonostante avessimo avuto una relazione amorosa conclusasi male. Non sapevo voler bene a nessuno, tanto bene amare. Provare compassione ed empatia, insomma, zero emozioni, a causa di alcuni traumi subiti. Eppure aveva finto di amarmi, nella speranza di trovare veramente qualcosa per me. A detta sua provava solo tanta attrazione fisica. Non ci siamo visti per un po', ma qualche volta parlavamo di cose frivole in chat. Poi lui mi ha chiesto di rivederci perché voleva scusarsi per come si era comportato con me durante la nostra relazione. Da quell'incontro abbiamo poi capito che siamo cambiati entrambi e ora lui sta cercando di provare emozioni che provano le persone normali. Esprime di più, sia col linguaggio verbale che non verbale, le emozioni che prova. Abbraccia gli altri, è più dolce, più affettuoso, meno freddo. Ha detto ti voglio bene più volte. Il mio cuore, che è idiota, mi ha fatto innamorare di nuovo di lui. E io, da brava idiota, rispondo che gli serve un po', gli sarebbe servito un po' più di tempo. No, aspetta, ho saltato una riga. Infatti mi sembra strano. Da brava idiota ho letto a Croissant che speravo di avere un'altra possibilità in futuro. Lui mi ha risposto che gli sarebbe servito un po' più di tempo. Se Croissant mi chiedesse di fidanzarci, cosa dovrei fare? Ho un po' di paura, ma è anche vero che entrambi non siamo gli stessi di allora. Se leggerai, grazie davvero di cuore. Grazie di cuore anche eventualmente per i consigli, l'attenzione e il tempo dedicatimi. Un forte abbraccio a te, Manila e Torlino. Spero di poterti riabbracciare davvero un giorno. Ti auguro il meglio in amore nella vita. Oh, perché te lo meriti, grazie. Grazie per tutte le risate e i sorrisi che mi hai strappato. Amo i tuoi video, sentirti parlare, la tua simpatia, le tue urla nei video e la tua personalità unica. Grazie tesoro, stammi bene, bacioni, caramella salata e viva il trash. Allora carissima, generalmente io consiglio di non andare a inciuciarsi con gli ex, a prescindere, anche quando si è entrati in un rapporto d'amicizia, perché la minestra riscaldata fa sempre schifo, però ovviamente ci sono le eccezioni. Quello che mi lascia un attimo una porta aperta sull'eccezione
è il fatto che ci sia un profondo cambiamento in entrambi, nel senso che comunque c'è una maturazione che vi ha portati a comprendere che non siete le stesse persone che eravate prima. Lui stesso, tra l'altro, una cosa che io apprezzo molto è il fatto che lui abbia preso consapevolezza del suo comportamento, che magari poteva essere errato, poteva essere irrispettoso, sicuramente dovuto anche ad esperienze personali pesanti che magari sta elaborando. Non so se sta seguendo anche un tipo di percorso psicologico, comunque in ogni caso sta mettendo un attimo, sta lavorando su se stesso e vuole crescere, vuole imparare, vuole un attimo conoscersi a fondo. Quindi da un certo punto di vista, cioè, io lo apprezzo molto questa cosa da parte di lui. Vuole un po' ricucire i pezzi, vuole un po' maturare ed elaborare appunto anche il suo stesso status emotivo. Quindi anche questi slanci d'affetto che ha adesso magari gli amplifica anche rispetto a quello che sente davvero, perché sta un po' cercando di capire cosa quagliare, sta un po' cercando di capire e di capirsi. Quindi in realtà io trovo perfettamente comprensibile, anzi meritevole, il fatto che lui abbia detto che ha bisogno di tempo. Cioè, no, magari lui stesso non ha capito o non sa se ci possa essere un futuro tra voi, magari gli piaci anche, però comunque c'ha le ferite addosso di quello che è successo quando stavate assieme, insomma è un po' delicata la situazione, poi magari lui è anche in un periodo in cui ha bisogno appunto di comprendere meglio alcune cose. Quindi il fatto che ti abbia risposto in modo molto cauto, ho bisogno di tempo, comunque è comprensibile, ci sta. Quello che posso dirti è, nel caso in cui tornasse da te e ti dicesse: guarda, sono pronto, se vuoi, se ci sei ancora, proviamo a darci un'altra chance, e in quel caso io ti direi ascolta il cuore. Cioè, banalissimo, però è uno di quei casi in cui c'è una crescita e si può riprovare, però allo stesso tempo è il tuo cuore che deve dirti cosa fare, secondo me, con cautela, però non buttarti a capofitto sicuramente, perché comunque secondo me lui ha bisogno anche di tempi un po' più lenti, però allo stesso tempo, se lui si dovesse far avanti e dire: ma guarda, se ci sei ancora, riproviamoci, e tu hai voglia di metterti in gioco, allora ti direi: ma sì, cioè, mettiti in gioco con cautela, nel senso che comunque anche per il tuo status mentale, la tua salvaguardia, comunque devi essere un po' cauta rispetto a quello che è successo in passato. Però in ogni caso, secondo me, quello che devi fare a prescindere è dare il tempo a lui, perché ne ha bisogno. Io capisco che tu sia cotta, però obiettivamente, soprattutto per il fatto che è una situazione un po' delicata in cui lui ha bisogno di conoscersi meglio e di prendersi un attimo i suoi ritmi, secondo me va rispettata questa cosa, senza forzare delle risposte da lui o senza forzarlo a fare passi in avanti. Secondo me anche in questo momento, se non ne senti il bisogno, easy, concentrati su altro e approfondisci l'amicizia con lui. Però nel caso in cui invece ci fossero occasioni per conoscere altre persone, non tirarti indietro, perché aspetti lui, perché obiettivamente lui adesso non è in una fase in cui sente di buttarsi in una relazione, ha bisogno di concentrarsi su se stesso, secondo me. Quindi non bloccarti, non frizzarti semplicemente perché vuoi aspettare lui. Secondo me devi anche un po' vivere la tua vita sentimentale separata da questo rapporto, se te la senti, naturalmente. L'importante è che non ti blocchi nelle possibilità che vorresti esplorare, e allo stesso tempo non forzarlo. Cioè, siccome adesso sta anche funzionando questa presa di consapevolezza per lui, quando lui si sente pronto saprà cosa fare, il che non vuol dire per forza che lui venga da te a bussare alla porta. Quindi anche questa illusione di aggrapparsi all'illusione di riprovare a stare assieme a lui
Insomma, non focalizzarti, non fossilizzarti su questa possibilità perché non è detto. Magari semplicemente lui vuole salvaguardare il rapporto d'amicizia forte che ha con te e magari si può innamorare di un'altra ragazza e, non, e devi essere pronta anche a questa eventualità, ok? Però, secondo me, adesso devi un attimo dargli tempo senza forzarlo, senza neanche tarparti le ali. Se mai dovesse capitare la situazione in cui lui venga da te e ti dica riproviamoci, a quel punto, nel momento in cui te lo chiederà, saprai cosa fare. Perché farsi dei film mentali su una cosa che non sai neanche possa avverarsi, secondo me, è un po' come darsi la zappa sui piedi, cioè non lo sai se succederà. Quindi lo saprai nel momento in cui ti verrà chiesto. Secondo me, se ti verrà chiesto, tra l'altro, e a quel punto, se il tuo cuore ti dirà sì, allora procedi con cautela. Se invece tende l'asticella sul no, ecco, dovrai saper ascoltare anche quello senza per forza basarti sul fatto che hai aspettato quel momento, secondo me. Ecco, questo è il mio consiglio, magari è un po' astratto. Però la cosa migliore da fare. Però in ogni caso, trescine e trescine. A volte siete anche in contrasto con me nel dare consigli, e a volte siete più subdoli di me nel dare consigli. Quindi scatenatevi qua sotto e aiutate la povera caramella salata. In ogni caso, carissima, ti mando un bacione. Fammi sapere come va. Aspetto tue. Muah, e ciao ciao. E ora andiamo alla mail successiva che proviene da chi sei? Ma chi sei? Tagliatello, un ragazzuolo. Buongiornissimo Matteo. Ti scrivo questa mail completamente fuori di me. Puoi chiamarmi Tagliatello oppure Cestino. Ah, ha pure il secondo nome, adoro. Ti scrivo questa mail pazza perché a ottobre 2022 mi fidanzo con questo parmigiano, un ragazzo tutto bellissimo che amo, finché arriva quest'ultimo periodo, ok? È diventato più distaccato, mi scrive frasi what the fuck della serie vorrei essermi innamorato ora. Amo tutto a posto. Non ho capito in che senso. Mi ha detto che è un periodo no per lui, però sinceramente non sono dell'umore di sopportare qualcuno così. Comunque il trash arriva ora. Praticamente non avendo più rapporti scoppiettanti, vado su Omegle, che credo sia una dating app, non conosco, e mi scrivo con un tipo fregnone, ci scambiamo il Telegram e tutto bene. Ma scusa, è quell'altro! Il problema, per sbaglio cancello la chat e non lo trovo più. Ok. Per quanto ami il mio ragazzo, al momento mi dà molto fastidio aver eliminato il fregnone. Finito questo, cosa consigli? Dovrei continuare a fare cose degne di una cosina? Oppure dovrei essere casto manco i vecchi? Grazie di aver letto, saluto tutti i tuorlini, Manila e Trescini, ma soprattutto Re del Trash, ciao, ma un ciao anche a te. Allora, carissimo, mi risulta un po' difficile darti un consiglio sulla base di quello che mi hai scritto, perché un modo informatico per recuperare la chat col fregnone non te lo so dare. Magari a Ranzulla sì, quindi boh, provo a vedere come recuperare chat cancellata da Omegle. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, secondo me la prima cosa da fare è capire la natura della tua relazione. Cioè, non me l'hai detta questa cosa, però. È una relazione aperta o è una relazione esclusiva? Allora, se fosse una relazione aperta, i pacchi mentali sul faccio così o faccio cosà non credo li avresti. Cioè, secondo me, io do per scontato che sia una relazione classica, esclusiva, no? E ti farei ragionare sul. Ma, ok, tu ami questo ragazzo, ci stai assieme. E relativamente da poco, tra l'altro, perché ottobre 2022 neanche mezzo anno praticamente, però comunque dovrebbero anche essere i mesi esplosivi di scoperta dell'altro, quindi vabbè. La cosa che su cui voglio farti ragionare è normale avere dei momenti no, cioè se il tuo ragazzo ha un momento no. Posso capire che sia frustrante per te, magari boh, è uno che quando è giù di morale diventa un carattere intrattabile, non è nel mood per fare il triche balacche, le cosacce, è magari un po' pesantone, però alla fine quando scegli di stare con qualcuno, cioè impari a conoscere anche i suoi difetti, il suo carattere, cioè alla fine secondo me ha una certa. Bisogna anche capire come sta andando questo rapporto, perché magari lui si comporta così anche perché, non lo so, anche perché vuole essere
ascoltato? Cioè, ci avete mai parlato? Gli hai mai chiesto perché giù di morale? Cioè, nel senso, ti sei mostrato interessato di questa cosa qui? Perché obiettivamente stare insieme a qualcuno non comporta solamente le cose allegre, felici, spensierate. Cioè, se è un momento no per il tuo ragazzo, bisogna anche capire, cioè, bisogna stare anche accanto, saper ascoltare. Poi magari in realtà sto dicendo così perché non è che si capisca molto dalla mail, però magari dico così, ma magari ci hai anche provato e questo non si espone, ha un carattere duro, quindi non lo so. Però, a prescindere che abbia un caratteraccio o che non ci sia comunicazione tra di voi, se al primo muso lungo del tuo fidanzato il tuo spirito ti porta a cercare altra gente sulle dating app per fare le cosacce e flirtare, io mi farei due domande, nel senso, o non l'hai specificato, è una relazione in cui prevedete anche questa cosa qui, e allora ti dico, ah ok, ci sta, ma se è una relazione che ha un patto di un certo tipo, allora mi farei due domande su come sta andando. Cioè, allora basta un momento negativo per andare a guardare altrove e non vorrei che non fosse abbastanza intenso questo rapporto per sopportare anche o comunque per venirsi incontro nei momenti negativi. Poi, tra l'altro, anche nelle coppie aperte in realtà ci sono delle regole di un certo tipo, o comunque c'è una profonda complicità, e quindi non vuol dire che appena uno ha un periodo no, allora per forza, ah, allora vado a cercarmi qualcun altro con cui fare le cosacce, cioè non è che funziona così. Quindi non lo so, il fatto che tu voglia andare a flirtare con altri ragazzi fregni nel momento in cui il tuo fidanzato è un po' sbarellato, mi sembra un po' indicativo, ecco, ti farei chiedere se c'è veramente un sentimento forte alla base, perché altrimenti la mia asticella propende per forse non è la relazione che ti serve, forse conviene lasciarlo o parlarne un pochettino, cioè nel senso lo userei un attimo come un campanello, poi magari tu mi dici, ma no, ma non volevo farci niente con il fregno, cioè volevo solamente fare un passatempo, flirtare un po' per autostima personale, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e allora a quel punto ti direi ok, però quanto è sana questa cosa in relazione al fatto che lo fai perché ti senti frustrato, perché il tuo fidanzato è un attimo sbarellato con la luna storta? Mi porrei questa questione e capirei quanto effettivamente ci sia sentimento tra di voi, e la cosa su che ti consiglio di fare assolutamente è non illuderlo, non prenderlo in giro, ok? Quindi se senti che non sta funzionando, che pensi di andare con altri e non è quello che voi prevedete nel vostro rapporto, meglio troncare subito anziché prenderlo in giro, illuderlo, poi magari a maggior ragione perché è un periodo no per lui. Meglio chiudere subito, perché è vero che tu magari pensi, ah, gli aggiungo un altro dispiacere, però molto meglio dare una bastonata subito che continuare ad accoltellare la schiena senza, cioè facendo male pian pianino senza che quello manco se ne accorga, capito? Quindi ti farei ragionare un attimo sul tuo rapporto con questo ragazzo. E poi capirai anche parlandoci, secondo me, capirai anche il da farsi. Però mi farei due domande appunto su come hai agito nel momento in cui questo si è mostrato meno spumeggiante del solito. È una cosa su cui pensare. Spero di averti dato un consiglio così da cogliere. In ogni caso, trescine e trescini, fate avanti anche voi. Io intanto ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Ma ciao ciao! Pausa, che c'è la ronda. Eccoci. Ma ora veniamo all'ultima mail, con una manilina sottofondo che si lancia in miagolii sempre più disperati di fronte a questo trash amore. Ci scrive infatti Verdurina Pastellatina 01. Vivo in uno studentato e mi sono innamorata di una tipa. È assurda, un'intelligenza che mi rapisce, un senso dell'umorismo così sofisticato da poter meritare uno spazio in TV. Ella.
Lei però non ha esperienza e io sono libertina. O meglio, lo ero prima di diventare una sottona per questa donna Angelo, criminale di guerra. Cosa ho fatto per essere un criminale di guerra? Al momento l'unico contatto fisico che abbiamo sono le nostre mani che si incrociano romanticamente a cena. Quando siamo anche con altre studentesse. Lei tante volte pacca i miei appuntamenti e delle volte lei stessa propormi di uscire e poi boicottarmi. Nonostante ciò ha sempre tanta iniziativa a stare con me. Quando parliamo non la finiamo più. Consigli per parlare con lei senza essere troppo invadente? PS, sei un bono. E là, grazie mille. Allora, se pacca così tanto, probabilmente perché si trova alle primissime esperienze, tu invece sei un attimino più sbarazzina, libertina, magari boccia qualche blocco, magari semplicemente è anche svampita, può essere tipo, no scusa, c'è da fare, non c'ho voglia, quindi non lo sappiamo. Fatto sta che secondo me, anche se può essere un'arma a doppio taglio, dovresti provare a fare un po' la gatta morta. Cioè, io farei così, visto che comunque tutte le volte lei prende l'iniziativa e tu accetti subito all'improvviso, poi lei ti boicotta alla fine, o provi a proporle di uscire per qualcosa di concreto, magari anche in gruppo inizialmente, così lei si scioglie un attimo se è un problema di gestione dell'emotività, e poi cerchi di ritagliarti un momento intimo durante la giornata per capire se poi c'è trippa per gatti. Oppure puoi provare a fare un po' la gatta morta, del tipo che non le dai comunque l'idea che sei lì al suo cospetto e ogni volta che lei ti invita tu sei lì a dire sì in automatico, cioè anche tu hai le tue cose da fare. Quindi secondo me devi farti un pochino desiderare, probabilmente, così capisci anche se lei si mette in gioco per conquistarti. Poi è vero che è un po' rischioso, perché se lei non è molto... non è molto sul pezzo, non è una un po' esperta in approcci, magari si intimidisce, però iniziare anche un pochino a farsi desiderare e a pretendere un poco di conquista non è una cosa malvagia. Se invece credi che questa tattica possa non funzionare, secondo me provare a proporle un appuntamento in gruppo, far qualcosa, tipo andare a vedere una mostra con anche altri amici. Poi tra l'altro la mostra è perfetta perché sono quelle situazioni in cui è facilissimo andare in gruppo, ma poi ritagliarsi in coppie, sostanzialmente, perché c'è chi va più lento, chi va più veloce, non è che si fa in comitiva, tutti compatti. Quindi secondo me sono quelle situazioni in cui ci si può sciogliere un attimo, però allo stesso tempo è facile ritagliarsi dei momenti privati, anche per stare un attimo assieme, per vivere un momento magico, quindi può essere anche questa una strada. Se ti dà troppe volte buca, secondo me devi farti un poco conquistare, e le modalità secondo me le troverai pian piano, però al momento non farti vedere sempre sull'attenti, nel senso che ogni volta che ti chiede di uscire tu dici sì e poi questa ti pacca. Cioè secondo me devi farti un pochino desiderare, un filino. Questo è il mio consiglio, ma d'altronde trescine trescini, lanciatemi nei commenti, magari anche voi avete avuto esperienze simili e potete consigliare per conquistare. Nel frattempo, cara verdurina in pastellina 01, ti mando un bacione, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Mua. Ciao ciao. E ora Turlino, direi che per oggi abbiamo terminato. Libero, vola come una farfalla, Turlino, come leggiadro, come elegante, come Maria Callas. Vero? Evviva, che carino. Vabbè, detto ciò, basta Turlino. Basta. 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 Detto ciò, io e Turlino vi salutiamo, ricordandovi sempre di sconfiggere i roghi del trash amore per addentrarvi nella vallata della subdolaggine. Con questo augurio vi aspettiamo ogni martedì per il Fumacupido, gli altri giorni trovate solo me. Ma Turlino lancia la sua aura miracolosa come sempre. Con questo augurio vi auguriamo naturalmente di essere sempre un'unica e semplice essenza, aspettandovi qua e non vedendo l'ora di ascoltare i vostri progressi trash amorosi e non so neanche cosa sto dicendo, Turlino, siamo stanchi. I vostri progressi non trash amorosi, i vostri progressi lontani dal trash amore. Volevo vedere se stavate attenti. Detto ciò, io e Turlino vi salutiamo, non prima però di augurarvi di essere... Brava Tatina, dillo anche tu. So